prenderci così. Egregiamente capitanato e gestito dalla patron Patrizia Meridiani. Benvenuta. Benvenuta Patrizia, grazie a te della tua presenza come sempre e grazie per l'immenso lavoro che stai facendo per portare sempre più in alto il nome di questo concorso che ha fatto la storia del nostro paese. 83 anni, pensate che Miss Roma fu istituita 75 anni fa con Silvana Mangano che vinse, quindi è un titolo storico per questo motivo. Vi sento molto vicini questa sera, quindi non è assolutamente facile. Siamo qui allo stadio di Domiziano, che è stato appunto voluto dall'imperatore Domiziano, no? Però perché insomma era la passione dell'atletica, no? Nell'antica Roma, ma anche per celebrare delle feste, quindi per il popolo, e questa sera è proprio una giornata di festa. 14 ragazze selezionatissime tra tutte le iscritte che abbiamo nel nostro concorso, che sono più di 1000 quest'anno nella Regione Lazio, immaginate, quindi sono qui per contendersi questo ambitissimo titolo. Sono tutte bellissime, meravigliose, ma sono state rese ancora più belle, quindi vorrei per loro un applauso, grazie al lavoro delle mani esperte, delle ragazze della Rea Academy che hanno curato il frutto delle ragazze. E grazie anche allo staff dei Decamano che hanno curato le acconciature delle nostre miss. Grazie, grazie di cuore per il grande immenso lavoro che fate nel dietro le quinte. Voglio ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale del Comune di Roma che ha reso possibile la realizzazione di questa serata, patrocinando quindi l'evento. Grazie all'assessorato al turismo, alla cultura, allo sport e alla moda e nella persona anche dell'assessore che è Alessandro Onorato che ci raggiungerà più tardi, non è qui in questo momento. Certo però questo imperatore Domiziano, l'aria condizionata la poteva prevedere qua dentro, facci morire. Vado un po' più avanti perché non riesco, altrimenti ve ne presento una per una così voi giurati potete riuscire intanto a cominciare a farvi un'idea di chi sarà la
semplice, però questo sarà il vostro compito. Allora, appena si svuota un po' il tavolo centrale, rientro in. Roma, 20 anni, sono tutte di Roma, nate o residenti a Roma e provincia, era Melania Ciano. Seconda ragazza in gara, Federica Maini, eccola. Federica Maini, bellissima, 18 anni, anche lei di Roma. Più tardi poi le conosceremo meglio. Angelica Banzilli, eccola qui, 20 anni. A Roma, che lei è residente nel quartiere Ostiense. Prossima concorrente, Silvia Di Traglia, 18 anni, di Bracciano. Ed ora Marta Antonucci, 18 anni, di Roma, quartiere Infernetto. Vai, prossima ragazza, lei è Chiara Innocenzi, 19 anni, residente a Roma nel quartiere Collatino. Prossima Miss, Alessia Diventi, 19 anni, zona Montemario. Sta arrivando Martina Sambucini. Eccola qui Martina. Benvenuta. Benvenuta Martina. Giustamente tu seguivi la musica, no? E giustamente, effettivamente una brava modella dovrebbe fare il primo passo sulla battuta della musica, però insomma io ho detto, dico, questa mi ha abbandonato. C'era qualche problemino della mia vita. Esatto. Allora Martina, intanto benvenuta. Grazie, un piacere e un onore, innanzitutto. Ci siamo già visti anche nella conferenza stampa di Mister Roma, questa sera mi aiuterai nella conduzione di questo evento, ne hai voglia? Io sono contentissima, molto emozionata e soprattutto di essere al tuo fianco. Addirittura, questa è una signorinata. No Martina, a parte gli scherzi, raccontaci della tua esperienza e quanto Miss Italia ti ha cambiato la vita. L'esperienza è stata meravigliosa, insolita, perché sono state elette anche nella zona rossa, quindi in un momento molto difficile Miss Italia è stata uno spiraglio di luce, di speranza, un segnale di rinascita quasi. Non me lo
Di Vittoria, ti do il mio. Eccoci, buonasera a tutti. Con questo brano abbiamo voluto dare omaggio a Roma. Sono davvero felice e presente di stare qui con voi. Grazie per questo invito. Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze che sono tutti bellissimi, augurando un futuro spettacolare, brillante. Grazie. Grazie a te. Potete applaudire perché vi dico che è gratuito l'applauso, non costa nulla. Sì, prendo un altro gelato, grazie. Deoni, benvenuta. Non poteva essere data, consegnata alla Miss, che sarà poi la mia della serata, se non in questo modo, tra cultura e bellezza, che è fondamentale di una situazione che Miss Italia porta avanti sempre. Guarda, complimenti anche a te, comunque, oltre a questa, che c'è bella, che è già una cosa importantissima questa, veramente. Quindi la bellezza è cambiata perché c'è bella. Sai perché rido? Perché Carla la scorsa serata ha detto: ragazzi, io vi do un consiglio, usate sempre il cervello, con questo suo tono sempre molto profondo, e tu stai dicendo la stessa cosa di Carla. Sì, certo. È fondamentale, ma non sei di più. Esatto. Veramente, questa è la bellezza del concorso Miss Italia, perché comunque ti regala, oltre all'aspetto fisico, che è già importante, ma lui aiuta, perché non c'è niente da fare, ragazzi, il bello aiuta sempre, ci dà buone energie, ci fa sognare, non è... A me... Sabrina Versilino infatti affronta il tema dell'ombra come conseguenza della luce, quindi la formazione di una sagoma oscura che un corpo opaco esposto alla luce riproduce. Sabrina Versilino viene da un mondo di architettura ed è un campo a cui
cui fa spesso riferimento nelle sue collezioni. E quindi vediamo le ragazze di Miss Italia sfilare la collezione ombre della alta moda stilista Sabrina Terzichino. Vediamole. Thank you.
and you were on the wreck. Girl, you'd be waving from a tropical sunset. Static silhouette somehow. Single in the dead Sunday. Quiet till the ball. Incredula,